più andare avanti in questo insomma, modo. Insomma, basta. Tu, poche storie. Questo denaro deve essere a Monterey entro questa settimana. Il governatore vi ringrazia, Aguilera. Allora, chi è il prossimo? Che ne diresti di un sorriso, Miguel? Manuel, signore, ho pagato le mie tasse il mese scorso e al momento sono al verde. In tasca non mi rimane che questo, capitano. Chi ha mai parlato di tasse, Miguel? Manuel. Questo denaro è una sorta di supplemento per finanziare le spese sostenute dal governatore a Monterey. Persino il sergente Garcia ha pagato. Ho una soluzione per te. Vendici il tuo bestiame. Oh, no, ci serve. Qui non c'è posto per i parassiti. Cosa? Sergente, sbattilo dentro. Come volete, signore. Oh. Forza, andiamo. Ma... poveretto, non sono me. Il prossimo. Quello che sta facendo monasterio è davvero scandaloso. Altro denaro per finanziare le eleganti feste del governatore. Più soldi gli diamo e più soldi pretende. E voi, Don Diego, non avete nulla da dire. Che ne pensate di tutto questo? Trovo che ogni questione riguardante le tasse sia di una noia mortale. Ah, sei totalmente concentrato su te stesso. Se Zorro fosse qui, difenderebbe i poveri contadini oppressi e darebbe una bella lezione a monasterio. Si ribellerebbe e combatterebbe. Mia cara e tenera Carmen, non ho studiato arte e filosofia per finire coinvolto in inutili e banali duelli di cappa e spada. Ti pare? No! Se penso a tutti i lunghi giorni a cavallo che mi aspettano e a tutti quei succulenti pasti alla locanda che mi perderò. Una volta che il denaro sarà a Monterey, il governatore scoprirà che abbiamo raccolto molte più tasse di qualsiasi altro pueblo in tutta la California. E io mi guadagnerò una bella e meritata promozione a colonnello. E io mi guadagnerò una meno bella promozione a sergente. Che può dirlo? Accidenti a questa vita militare! Non ho nemmeno cenato! Capisci cosa intendo? Questo è il mio povero stomaco affamato che si lamenta! Aio! Allarme! Zorro ci sta attaccando! Attenzione! Come addosso! Non è che una semplice frana, sergente. Non startene lì come un fico d'India su un cactus. No, 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 no. Il mio è un ordine. Scansa fatiche. Mammina, perché? Perché? Perché io? Coraggio, sergente! Salve, sergente. È Zorro, signor capitano! Visto? Io ve l'avevo detto! Prendetelo, buoni a nulla! Non si gioca con l'esplosivo, è troppo pericoloso. Sergente, capitano, caporale, mi meraviglio della vostra avventatezza. Inaudito! Proteggete il carro! Proteggete loro, avanti! Signor, sì, signore! È troppo tardi, signori. Dietro! Al governatore non serve questo denaro. Se penso a quella povera gente che a causa di questo non riesce a sfamare la famiglia, coraggio, caricate i sacchi sul mio cavallo. O se preferite... Te la farò pagare, Zorro. Sergente! Gonzales! Fate come dice. Oh, forza, sbrigatevi! Fuochi d'artificio, siete in vena di festeggiare? Non toccare i razzi! Quelli sono i fuochi per il ricevimento del governatore! Ma davvero? Oh!
Cari amici, credo che quello fosse il gran finale. Auguro a tutti voi una piacevole serata. Ah, tornado! In sella, soldati! Trovate i cavalli! E soprattutto trovate Zorro! Per tutti i grandi castelli di Spagna, c'è una vera e propria fortuna dentro questi sacchi. Grazie, Zorro. Hai fatto il lavoro pesante per noi. Ehi, la rana! Questo è il momento perfetto per togliergli la maschera e scoprire finalmente qual è la sua vera identità. Da bravo, calmati, cavallino. Ho combattuto contro tori inferociti quando ero in Spagna e non ho certo paura di un semplice cavallo. Muchas gracias, miei affezionati ammiratori! Presto, andiamocene di qui! Grazie, Tornado. Dove sono quei due? Sono fuggiti con loro. Due autentici banditi, eh? Seguiamo le loro tracce. Ehi, aspettate! Perché ho il cavallo più lento di tutta la guarnigione? I soldati hanno cancellato le tracce. Vabbè, li ritroveremo più tardi. Proprio come ai bei vecchi tempi. Ci sono degli idioti che seminano e dei furbi che raccolgono. Già, potete giurarci, capo. Attenti voi due. Staccherò le orecchie al primo che oserà infilare le sue manacce nel bottino. Ma andiamo, no, capo! Ve lo posso assicurare, Don Diego. Ho visto Zorro rubare tutti quei soldi e l'ho visto con questi miei occhi, proprio come ora vedo voi. È un vero miserabile, il vostro Zorro. Non vi siete spaventato, sergente? Spaventato io? Oh no! Ecco, ho sguainato la mia spada. Mi sono battuto con coraggio e proprio quando stavo per avere la meglio, quel brigante è riuscito a scappare e a dileguarsi con il bottino. Che peccato! Zorro non farebbe mai una cosa simile. Lui è sempre stato dalla nostra parte. L'ho sempre trovato simpatico, ma rubare il denaro della povera gente, non immaginavo potesse spingersi a tanto. Silenzio! Quando il nostro governatore mi affida una missione, io la porto a termine fino in fondo. Non vi aspetterete che si paghi una seconda volta, capitano. Facendosi passare per un vendicatore, Zorro ha tradito tutti voi! Ho deciso di aumentare la taglia sulla sua testa di 1000 pesos! Bravo! Viva Malapesa! Organizzeremo una caccia all'uomo per stanare Zorro dal suo nascondiglio una volta per tutte! Ci sono volontari? Eccomi! Sì! Sì, andiamo! Staniamolo! Andiamo a prenderlo! Ma che cosa ci guadagna Malapesa? Hai ragione. C'è una gran puzza di bruciato in questa storia. Sono stati due uomini ad attaccare Zorro. Un momento. Dove sono i tirapiedi che lo aiutano di solito? Dentista e la rana. Dove sono finiti? Don Diego, ci fareste l'onore di unirvi alla nostra caccia? Purtroppo non abbiamo abbastanza uomini di coraggio. Io sarei felice di seguirvi, ma una caccia all'uomo di notte e con Zorro a piede libero? Bene, d'accordo, verrò. Inoltre, un po' di ginnastica non può certo farmi male. Mettiamoci in marcia, capitano. Lasciate perdere, Don Diego. Io non ci andrei proprio se fossi in voi. Ma come soldato non posso dire di no.
Ci vediamo stanotte all'hacienda di Malapensa. Voglio scoprire cosa hai in mente. Che bel paesaggio, è meraviglioso! E il tramonto è straordinario, non trovate? Fregatevi, Don Diego, o rimarrete indietro! Se fossi un vero pittore, dipingerei questa scena. Io non ho tempo da perdere con questo romantico cavaliere. Non aspettatemi, Don Rodrigo! Vi raggiungerò più tardi! Grazie, Zorro! Non preoccuparti, dentista. Ci sono tanti soldi qui che Don Rodrigo non se ne accorgerà neppure. Sì, hai ragione. Vivremo davvero in nabbabbi. Proprio come il governatore. Quei due furfanti ci sono dentro fino al collo, non c'è alcun dubbio. Hai ragione, Bernardo. Loro mi hanno aggredito. Eh? È molto strano. È la seconda volta che ho la netta sensazione di essere osservato. Ah, figurati, sarà stato qualche animale selvatico. Ancora nessuna traccia di Zorro. Questa caccia all'uomo è un fallimento, un altro fallimento. La mia hacienda è a mezza lega da qui, subito dietro quel colle. Se volete, siete i benvenuti. È gentile da parte vostra. Gli uomini e i cavalli hanno un gran bisogno di riposare. E naturalmente di mangiare e bere un po'. Sono distrutto. Le mie povere ossa. Ma quando è che si mangia? Spero di non aver interrotto qualcosa. Salve, capo. Non vi aspettavamo di ritorno così presto. Il capitano Monasterio e i suoi uomini sono miei graditi ospiti. Garcia, chi ti ha dato il permesso di accomodarti? Chiedo scusa, signore! Torno subito. Scendo un attimo in cantina a prendere qualcosa di fresco. Voi due restate qui a fare la guardia. Non fate entrare nessuno. Ecco, questo è l'ultimo. Vai, Bernardo! Hey! Don Rodrigo! Ma che bella sorpresa! Che cosa ci fai qui in casa mia? Sono venuto a sistemare una piccola faccenda di cui voi siete al corrente. Ma non potrei mai colpire un avversario disarmato. En garde! Non preoccupatevi, capo. A lui pensiamo noi. Bene, bene. È incredibile quanta bella gente si incontri in questa cantina. Non fare rumore, razza di idiota. C'è il capitano Monasterio al piano di sopra. Non c'è problema, capo. Faremo come dite. Ci libereremo dell'intruso in assoluto silenzio. Ottimo inizio. Ci sta mettendo un po' troppo a portarci da bere, strano. Sì, capitano, avete ragione. Che cosa è stato? Oh, signori, avete uno strano concetto di silenzio. Io devo tornare di sopra. Sistematelo voi, ma ricordate, voglio silenzio assoluto qui sotto, è chiaro? Urlate se dovete, ma in silenzio. Magnifico! Vedo che avete afferrato il concetto. Ops, oh, lo ammetto, è stata colpa mia. Accidenti, Don Rodrigo, che aspetto orribile. Sembra che abbiate incontrato il diavolo in persona. È una sciocchezza. Abbiamo dei grossi ratti. Dei ratti davvero giganteschi, a quanto pare. Volete gentilmente dirmi che sta succedendo qui? Io non ne ho la minima idea. Zorro!
Sarei molto curioso di sapere che cosa ci fa questo fuorilegge nella vostra cantina. Lui è venuto qui per rubare tutto il mio vino. Sì, vedete, ecco la prova. Don Rodrigo, se mentire è un'arte, allora siete un maestro di falsità. Mi dareste qualche lezione in privato? Ora basta con le chiacchiere, ti farò a pezzi con le mie mani. En garde! Siete un ottimo ballerino, capitano. Ora sei mio! Provateci di nuovo, capitano! Buon appetito, sergente! Con gli omaggi della casa! Su, arrenditi! Ti ordino di smettere! Che bravo! Vado a prendermi! Niente panico! È solo un prestito! Grazie per il prosciutto. Continuerei volentieri questa affascinante conversazione con voi, ma non ho più molto tempo. Devo occuparmi di una faccenda che non può aspettare. Andiamo presto! Adios! Ehi, caporale Gonzales! Sei pagato per cosa? Quello è Zorro! Prendetelo! Signor, sì, signore! Avanti, ragazzi! Forza a muoversi! Presto! Prendiamo Zorro! Branco di buoni a nulla! Aguilera e De La Cruz, perfetto. Fatto e fatto. Vai, Tornado! Zorro ha restituito tutto il denaro! Cosa? Sbatteli tutti quanti in prigione subito! Non posso! La nostra prigione è troppo piccola per contenerli! E inoltre i soldati non ubbidirebbero perché Zorro ha restituito il denaro anche a loro! Ora che ho riavuto... E anche a me! Oggi doppia razione alla locanda di Carlos! Calcina. Bravo, capitano! Cosa? Ferma! Lasciatemi andare! Deve
essere un incubo. Voglio svegliarmi subito. Ah, capitano, c'è una lettera per voi. Porta scritto il vostro nome e la firma è una Z. Oh, Zorro ha pensato anche a voi. È stato gentile, visto? Non è così malvagio dopo tutto. Cosa?